poi inaugurare il primo di questi eventi, che è una mostra fotografica. Ho qui con me Rado Zecca, che è l'autore, l'artista, a cui dopo passerò la parola, e che ci spiegherà, ci darà testimonianza diretta di questo viaggio straordinario che ha compiuto per addentrarsi ed esplorare delle realtà che sono ai più sconosciuti, purtroppo, in quanto tematiche non direttamente visibili o comunque non, di cui non se ne parla mai abbastanza. Sono tematiche che ci portano dentro direttamente a temi estremamente importanti, come dal punto di vista dei diritti economici e sociali, che è uno dei temi fondamentali dei diritti umani. Sono fotografie che lui ha realizzato direttamente, fotografie e materiale che è stato anche oggetto e utilizzato come oggetto di studio per un dossier da parte del governo degli Stati Uniti, ma appunto poi l'artista e l'autore ce lo dirà direttamente. Quindi iniziamo con l'inaugurazione di questa bellissima mostra fotografica, bellissima e forte, così come il tema dei diritti umani. Gli passo direttamente la parola, dandogli il benvenuto qui in questo spazio espositivo di Monza. Io anzitutto ringrazio l'assessorato alle politiche culturali e la Casa delle Culture di Monza per aver organizzato e promosso questo evento, soprattutto in occasione di un evento così importante come la ricorrenza appunto della Carta dei Diritti Umani. Purtroppo la mostra già dal titolo si scontra un po' con questa Carta dei Diritti Umani, proprio perché a distanza di 70 anni purtroppo la carta, i diritti rimangono sulla carta, mentre la realtà purtroppo è molto diversa. E come schiavi in libertà è una frase che mi ripeteva spesso un giovane bracciante, che è ritratto anche in una di queste foto, e credo che esprima alla perfezione questo scontro tra la realtà e quello che sono i diritti poi sulla carta. La schiavitù oggigiorno non è più quella appunto delle catene alle caviglie, dello scudiscio, delle fruste, eppure sussistono ancora forme di sfruttamento, forme di schiavitù. Per realizzare queste foto io ho soggiornato circa 5 mesi nella Repubblica Dominicana, e anche prima si accennava al fatto che appunto molto spesso queste realtà sono a pochi passi da altre realtà che sono i paradisi turistici. La Repubblica Dominicana è uno dei centri turistici più rinomati, soprattutto negli ultimi anni, e queste immagini sono state scattate a pochi chilometri da quelle spiagge, eppure costituiscono due mondi completamente separati e distanti. In realtà queste foto non nascono con un intento artistico, proprio perché quello che io stavo realizzando nella Repubblica Dominicana era una ricerca antropologica per una tesi che ho discusso proprio pochi giorni fa, e parallelamente ho scattato queste fotografie che dovevano essere fotografie documentaristiche, fotografie di testimonianza. Poi però mi sono reso conto che c'era anche un valore artistico dietro queste fotografie che era emerso nel tempo, e grazie anche al fatto che ho potuto permanere insieme a queste persone proprio per così tanto tempo. Evidentemente le resistenze da parte anche della popolazione che abita in queste comunità inizialmente è stata abbastanza forte, nel senso che è impensabile credere di poter andare su quei luoghi, tirar fuori una macchina fotografica o pensare di fare delle interviste il primo o il secondo giorno che si è lì. Quindi tutto questo è anche frutto di confidenze che sono riuscito a ottenere con il passare dei giorni, con amicizie anche strette durante questo percorso che ho realizzato. E quello che ho voluto dimostrare sono le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti haitiani che emigrano nella Repubblica Dominicana. E la Repubblica Dominicana, che è semplicemente un gradino sopra la scala economica sociale rispetto ad Haiti, costituisce in realtà un mondo completamente separato. Quindi ogni anno decine di migliaia di haitiani fanno questo viaggio della speranza con l'illusione di poter trovare migliori condizioni di vita e una possibilità di guadagno. In realtà molti di queste persone finiscono vittime di sfruttamento, di tratta di persone addirittura, e quindi si trovano a passare la loro vita in queste piantagioni di canna da zucchero
in condizioni che ricordano molto da vicino quelle della schiavitù. In questa battaglia si è speso molto un sacerdote anglo-spagnolo, cioè Cristo Caratley, e che proprio per questo è stato espulso dal paese. Lui ha vissuto 10 anni, si è occupato di queste persone, ha cercato di sollevare questa questione a livelli di denuncia internazionale. Per questo è stato espulso dalla Repubblica Dominicana e comunque continua questa sua battaglia, e grazie a lui diverse delle fotografie che sono qui esposte ed anche altre sono state visionate, appunto, come accennava prima, dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, e insieme ad altri materiali, interviste, hanno portato a questo dossier emesso poco meno di un anno fa, nel quale si denunciano violazioni sistematiche dei diritti del lavoro e dei diritti fondamentali e dei diritti umani della popolazione haitiana residente nella Repubblica Dominicana.